Allora, dove trovare figure così, così speciali, con degli skill così particolari, così complicati da costruire? Ecco, qui è un po' la missione, se volete, della, del mio gruppo, che è quello appunto delle University Relations, e come il mio ovviamente, di tutte le aziende che hanno questo tipo di intenzione o di volontà o comunque di missione, è qui che la collaborazione tra l'università e l'impresa può diventare veramente molto efficace. Noi non vogliamo assolutamente dare lezioni a nessuno, certamente non veniamo in università a insegnare niente, nessuno ha questa pretesa, però quello che ci piace dare è un'indicazione di quello che serve in uscita, in modo tale che si possa anche lavorare in ingresso per costruire figure professionali così fatte. Ecco, l'IBM, devo dire, da quando ha lanciato questo tema a livello internazionale di costruzione di quella che può essere una vera nuova disciplina che noi chiamiamo scienza dei servizi, ecco, da allora abbiamo avviato tantissime collaborazioni in giro per le università. L'Italia si è distinta in questo, perché ci sono almeno 10-15 università che hanno avviato corsi specifici su questo, a livello di corsi di laurea o a livello di master o a livello di corsi di specializzazione. Però molte facoltà, molte università si sono mosse in questa direzione, seguendo un pochino questa indicazione, alla quale volentieri collaboriamo. Ecco, ci sono tante, ormai tante esperienze anche in Italia, se siete interessati ve ne racconto qualcuna. Allora, uno degli strumenti che l'IBM mette a disposizione, e qui veniamo al punto, scusate la lunghezza un po' della premessa, ma mi sembrava importante spiegare più il resto, uno degli strumenti che l'IBM mette a disposizione per aiutare l'università a colmare questo gap è appunto l'Academic Initiative. La collaborazione viene da lontano. Negli anni 50 la disciplina delle information technology non esisteva nelle università, no? Non esistevano i computer, quindi ovviamente nelle università non si insegnava l'information technology. Ecco, il primissimo seme di quella che poi sarebbe diventata la computer science, intendo quella che chiamiamo informatica in Italia, il primissimo seme di questa disciplina lo mise l'IBM, in particolare nel suo laboratorio T.J. Watson a New York Town, che collaborò con la Columbia University di New York per fare i primi corsi sul computer. I computer erano appena usciti, no? L'IBM li aveva appena messi sul mercato. Quindi questo è il seme iniziale. Ci piace fare questa analogia, come allora l'IBM mise il seme di quella che poi sarebbe diventata la computer science, così oggi noi lavoriamo con le università e abbiamo messo i semi di quella che sta diventando la services science, quindi una disciplina più evoluta, che ha la computer science o il software engineering, diciamo in tutte le sue connotazioni e sfumature e differenze, per diventare sempre più una disciplina capace di applicarsi a mondi complessi, ecco, mondi industriali complessi, specificatamente su un settore di industria piuttosto che su un altro. Ecco, l'Academic Initiative è volta appunto a promuovere gli skill attorno a temi importanti. Quello dell'open source e degli open standard è un tema secondo noi particolarmente importante. L'Academic Initiative è un portale, è uno strumento che liberamente, senza nessun costo, è messo a disposizione di tutti i docenti di tutte le università di tutto il mondo per consentire appunto di scaricare liberamente tutto il software, che è veramente un basket molto molto ampio, con scopi di didattica e di ricerca. Noi ci avvaliamo di figure che all'interno dell'azienda chiamiamo gli University Ambassador, come Ferdinando per esempio, che è qui presente. Attorno a me in Italia ci sono 140 persone che fanno la loro attività di prevendita, di IT architect, di project manager, di manager, di direttori, di qualche cosa, e che prestano parte della loro attività per mettere la loro esperienza a disposizione della didattica. È un'attività, chiamiamola, di
di volontariato, perché l'IBM non ti paga per questo, non c'è una richiesta formale, non firmi un contratto per fare questo, semplicemente a livello volontaristico, ma come vedete i numeri sono importanti, quindi l'IBM riconosce che c'è un valore in questo, ecco, volontariamente queste persone mi danno una mano e capillarmente in tutte le università d'Italia sono presenti per tenere il seminario, per aiutare in un laboratorio, per fare una lezione, per tenere un intero corso, quindi sono 20-30 professori a contratto che per lo più liberamente, cioè senza costo per l'università, tengono corsi all'interno delle università italiane. Non mi dilungo tanto, forse tutti conoscete lo strumento, questo è come si presenta al portale dell'Accademia Initiative con tutte le sue opzioni a disposizione dei docenti. Ecco, in termini di competenze calde, chiamiamo, guardiamo la parte alta di questa carta, sono un po' descritte quelle che secondo noi sono i cosiddetti hot skills, quindi i temi caldi, laddove andiamo a lavorare per aiutarvi a creare figure professionali che poi sono buone e pronte per il mercato. Ecco, tutte queste competenze si mappano poi su una serie di prodotti, di tool, di software proprietario o software libero che possono essere scaricati appunto liberamente all'interno del portale. Vi segnalo in particolare come il tema della scienza dei servizi sia di nuovo evidenziato, perché per noi è un insieme di competenze particolarmente critiche, particolarmente importanti da mettere a fuoco. Ecco, ci sono poi risorse anche per gli sviluppatori, ci sono tantissime società spin-off delle università che utilizzano questi strumenti, questi portali per andare a sviluppare le loro competenze per poi diventare, diciamo, a costo zero, pronti a essere immessi sul mercato e a lavorare nel mercato. Ci sono portali per gli studenti, c'è uno specifico posto dove lo studente può scaricare anche qui delle risorse, corsi, tutorial, risorse open source, per migliorare i suoi skill su temi d'avanguardia, come possono essere, non so, il web 2.0, giusto per citare un argomento caldo. C'è anche lo Student Opportunity System, che è un sistema dove lo studente può mettere il suo CV, che poi può essere visto da tutti i business partner del mondo. Insomma, cose di valore che riteniamo possano essere utili messe a disposizione dell'università. Queste sono le risorse a disposizione degli studenti, siamo a disposizione per dare chiarimenti maggiori su questo, ma mi interessa fare un passo in più. L'Academic Initiative non è l'unico aspetto con cui l'IBM collabora con le università, in realtà la collaborazione è molto più ampia, vi invito a guardare insieme a me questa slide. Guardiamo questa porzione che fa vedere una vista un pochino più dall'alto. Finora abbiamo parlato di skills, nel senso di, come abbiamo detto, no, aiutare l'università ad approfondire gli skills, secondo noi, critici per il mercato. Questa cosa ha anche una delle finalità di recruiting. Cioè, noi lavoriamo tantissimo con le università e con gli uffici di job placement per orientare gli studenti, per cercare di prendere migliori, per cercare di inserirli in stagi, in tirocini, li prendiamo per fare la tesi e poi se diciamo, la domanda si incontra con l'offerta, li assumiamo volentieri, in numeri grandi o piccoli a seconda di come va il mercato in quel periodo, è evidente.